Certo, con questa raccolta di armi e di munizioni venivano poi distribuite nei vari gruppi della lotta partigiana, Torre Maggiore, l'azione di Galfi, no? L'azione di Dalviano, no? E poi l'azione Dalviano era stata una grande azione, l'attentato al federale fascista di Terni. Non faccio il nome perché oggi, dopo tanti anni, dimostriamo che noi siamo gente per bene. No, no, non fu ucciso lui, fu ucciso l'autista, la camionetta, lui che insieme con la moglie ritornava dai familiari della moglie al piano, il gruppo dei partigiani, dei cappisti, cioè eravamo mezzi partigiani, che noi vivevamo fino allora, no? Liberi, non sapevano che eravamo noi lì. Non sapevano che io ero della classe 24 del 25, che mi dovevo presentare da novembre, era novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, 5 mesi, io non mi ero presentato, altri non si erano presentati, la resistenza cresceva con tutti questi, cresceva con tutti i soldati che erano scappati l'8 settembre, cresceva con tutti i carcerati, i confinati, che erano usciti dalle carceri del confine, che noi per farli uscire dopo l'attentato, dopo la liberazione di Mussolini, il 25 luglio facevamo una manifestazione a Terni con tutte le fabbriche per chiedere la scarcerazione dei confinati e dei carcerati. Quindi la resistenza si costituì praticamente con questi gruppi, con Cimarelli, che era confinato all'isola Tremiti, no? Con tanti altri che c'erano nelle carceri delle altre isole che esistono ancora. Quindi praticamente i soldati che erano scappati, no, l'8 settembre, sbandati, degli antifascisti, dovettero andare in montagna, perché che era successo? Che il 25 luglio, quando cadde Mussolini, tutti questi antifascisti uscirono in piazza, no? Si fecero rivedere, i comunisti, i socialisti, eccetera, sembrava che il fascismo era caduto. Invece che succede? Che il fascismo, no, dopo l'8 settembre, dopo che invadono l'Italia, se riesce ancora con tutto l'apparato fascista, l'apparato governativo, resistenza, che era quello del fascismo. Allora tutti questi che si erano manifestati diventano bersaglio, tant'è che a Leonessa ne ammazzano 51 di persone, le fucilano perché erano presentati, li guidava una donna lì, che non era di Gaggi, e li portava sulle casse, questo, quello, quello, e ne fucilarono 51 persone. Al Calvi sarà successo lo stesso, che si erano forse manifestati, forse anche perché c'erano alcune famiglie che aiutavano i partigiani. No, io mi ricordo, l'ho conosciuto da Achille, il fratello che aveva le bestie in montagna, aveva alcune cavie per fare la calce in montagna. Questi però portavano da mangiare anche i partigiani, perché in montagna mia ci stanno le trattorie, non ci stanno nemmeno l'albergo per dormire. Questi partigiani è un problema. Noi vivevamo nella clandestinità. Ma che è successo dopo l'attentato? Questo l'avevo raccontato a Coppo, al federale fascista di Terni, che fecero un grande rastrellamento. Ad Alviano arrestarono più di 60 persone e da 14 febbraio dell'attentato
lo liberarono alcune settimane prima della liberazione, donne, uomini, no? Per sapere chi dove stavano i partigiani, chi erano i partigiani. Quindi gli dicevano: domani sarete fucilati. E questi hanno vissuto per tutti questi giorni con la paura di essere fucilati. E noi, no, della classe 24-25, no, dopo quella cosa lì, c'erano due a Samuce, due fascisti, facevano parte della polizia politica della Repubblica Sociale, che forse ci venne il pensiero che erano venuti a sapere che noi eravamo dal 24 al 25 e che dovevamo essere presentati. Allora che facciamo qui? Non potevamo più vivere lì in questa situazione, non ci fidavamo più di essere sicuri che non ci saremmo stati scoperti. Allora decidemmo: facciamo una cosa, ci presentiamo, dopo presentare, il giorno dopo tagliamo la corda. E così facemmo, ma ci presentammo, ma ci portarono a Casale Monferrato il 23 di marzo, il 24 ci portarono a Novara. A Novara la mattina ci misero su un treno dove forse c'erano tutti come noi, che non si erano presentati, oppure soldati sbandati l'8 settembre, antifascisti. Cioè, e quindi con questo treno noi pensavamo: oh, ci porteranno a Milano, da Novara porteranno a Milano. Invece monta su un tedesco dentro il vagone dove ci stavamo noi, andavamo chiacchierando: ma dove va il treno? A Berlino. Oh, bello, allora io quella, oh, qui ci portano in Germania, ragazzi, bisogna scappare. Allora via dal treno, il treno si era fermato perché c'erano stati chissà se bombardamenti, c'era stata, terribilmente si era fermato, Messaglie. Allora appena il treno comincia a mettersi in moto, anche perché poi quelli che portavano il treno lo facevano a piano, lo treno, i ferrovieri erano antifascisti, erano della resistenza, no? Perché erano stati colpiti durante il fascismo, gli amici loro, comunisti, socialisti, eccetera, erano stati licenziati, quindi sabotavano alla collaborazione fascista. E giocavamo giù dal treno e quindi iniziò la grande fuga sulle montagne. Allora eravamo in cinque, e lì di corsa saltarono tutta la loro palata, tutti i canali d'acqua, e saltavamo come gazzelle. In questo momento c'era un canale grandissimo che non toccava spogliarsi per andare di là. Invece trovavamo un ragazzino che disse: venite con me, che qua giù c'è una cascina dove io abito, venite con me. E andammo con giù, trovavamo un ponte e andammo. Che paese era? Sembrava la cascina Moruse di vicino Bisagne, nel comune di Binasco. E quindi queste famiglie lì di questa cascina, no, ci fornirono e ci dissero: andate a dormire, andate sul fiorino, e dormimmo sul fiorino. E qui cominciò questa storia: dove andiamo? La mattina, facciamoci presto, perché se questi ci denunciano che qui ci stiamo, è meglio appena si fa giorno, noi possiamo scappare. E così facemmo. Dove andiamo? Eravamo in cinque, tre erano delieri e due erano delieri, io e Giuli Renzo. Allora due delieri dicevano: noi non veniamo su, andiamo in montagna, noi dobbiamo verso ovest, diciamo,
la mandava sull'Appennino. Io gli dicevo, boh, ero boh, come che ce l'avevo un po', così. Quindi lì si chiuderia e dice, noi no, non andiamo a Milano. Ma noi non trovavamo più documenti. A Castello Monfellato ci avevano tagliato i capelli, la macchinetta, da qui fino a quassù, un solco, no tutti, un solco, per farci riconoscere che eravamo gente ritardataria, che non c'eravamo per rappresentare, oppure antifascisti, oppure soldati dell'8 settembre, sbandati, no? E quindi iniziò questa grande fuga che durò 32 giorni sulle montagne. Andavamo sempre più in alto, dove non dovevamo incontrare nessuno, perché se ti piegavo ti fucilavano, come piegavano ti fucilavano. E facevamo questa grande maratona che a raccontarla ci vorrebbe un libro. Però quando, questo è importante, quando arrivavamo alle Molusse, il primo alloggio, la un'altra famiglia dei mezzadri, dei contadini, il terzo giorno, se voi andate così, ci indicavano, loro ci indicavano, forse i sentieri, forse io per tante volte dico, sarà, come chiamano quella cosa di Assisi, forse è imboccato quello sentiero lì sull'Appennino, perché io non so come cazzo abbiamo fatto, arrivare a termine, dopo passiamo il cedolo. Questa era la situazione. Quando siamo arrivati vicino a Piacenza, c'era il Po, e poi qui stavamo sull'arrivo lì del Po, pensando se arriva che barca potremmo andare là. Allora capitano un gruppo di ragazzini, una scolaresca, andavano in giro con il prete. Allora questi ragazzini ha detto dal suo prete che accompagnava, sapete, il suo prete ha detto no, aveva capito l'antifona che eravamo, c'erano cioè, artigiani, resistenti. Cioè, allora, se state buoni qui che faccio vedere, infatti dopo un po' di minuti arrivò un barcaglione, una barca, qualcuno fascina. Allora noi tre ci mettevamo sotto e ci portò dalla parte della. E c'è il barcaglione che disse, voi dovete andare a una frazione che ci portò a Bocconoce, il comune di Bettola, Bardi, da su quella zona, da su dove la resistenza era abbastanza organizzata. Noi a Bocconoce trovavamo già un gruppo di 20 partigiani ben armati, con bigliera, fucili, eccetera, e vivevano dentro questa stazione, una zonetta come fosse stata Miranda, un gruppo di case, e c'era questo bettolone che era appunto di raccolta della gente di lì. E di lì praticamente andammo ancora di montagna in montagna, in mezzo ai boschi, senza rendere conto che non c'eravamo problemi di orari e di giorno, bisognava sopravvivere perché dovevamo ritornare ad aiutare i partigiani per il fornimento delle munizioni e delle armi, però in maniera sicura, cioè nessuno ci avrebbe più ricercato perché tutti sapevano che noi ci eravamo presentati, che i fascisti sapevano che noi ci eravamo presentati. Allora noi trovavamo tranquilli, in ascolto, un po' sulla montagna, un po' a casa quando era possibile arrivarci. E quindi aspettammo che arrivasse il 13 giugno. Quindi la fuga fu il 25 marzo. Arrivavamo il 25 aprile a Candombene, a Torre Maggiore. Il 44? A Torre Maggiore del 44, cioè il 44.
quindi 25 marzo, 25 aprile. E io da lì dovete ritornare per andare a San Buceto il giorno dopo, andiamo a Portorino dove eravamo praticamente partiti, lì non ci trovava mio padre, continuava a lavorare, era rimasto lì, no, però non ce lo trovai, sapete, faceva la notte, la mattina arrivavo, devo andare a San Buceto dove la montagna sarà su, si passava in mezzo ai campi, in mezzo ai boschi, mezzo a... Però anche durante questo fascismo trovavamo un altro prete che ci aiutava. È una zona, era in Toscana, dopo la Garfagnana, no? Questa casa isolata lassù, trovavamo questo prete qui, però non lo mettiamo a fare domande, come lui lo faceva a noi, no? Per sapere, no? Dice, se questi sono della resistenza, non lo dicono, noi a lui, se qui sono della resistenza, non lo dice, no? Allora ci fece una mangiata, ricordo questo episodio, la minestra, no? Ci ha messo il vino nero, il vino rosso, infatti la stessa usa, no? In Toscana, in quella zona, in quella zona. E quindi poi, io da lì ritornavo a San Buceto e da lì viviamo i contatti con Mario Vittorio e lì per il fornimento, no, delle armi e delle munizioni noi sapevamo dove stavano le bombe a mano, essendo il brivio del Capitone, fra Capitone, San Foce o Monte Cassini, c'era il deposito dei proiettili di Pablo Nove. All'Opino, per San Buceto, Monte Castelli, giù in basso c'erano i proiettili con la dinamite, con l'accensione, tutto. Quindi quando arrivò... A Narni, insomma, quando arrivò il 12 giugno la liberazione, no, i punti più pericolosi riuscivo a tagliare le vecce, specialmente quello della casa sotto San Buceto e cosa Mario Vittorio pure il taccio zoppò d'aria. Quindi finire la lotta armata eccetera, ma la lotta poi proseguì, la lotta ancora prosegue, non è armata, ma la lotta più difficile di quella armata che stiamo facendo anche oggi, continuiamo con le forze democratiche, dei partiti democratici e della sinistra per difendere la democrazia, la libertà e prima di tutto la pace nel mondo.